Sicuramente c'è stato un periodo in cui, non conoscendolo, è chiaro, non poteva esservi una collaborazione, però nel momento in cui io ho partecipato di seguire questi seminari di analisi collettiva, è chiaro che è stata per me un'esperienza di tipo radicale. Non è semplicemente andavo lì a far quattro chiacchiere, ma capivo che questo tipo di esperienza e questo lavoro sull'inconscio, sui sogni, secondo una certa teorizzazione, per me rispondevano a delle esigenze che per me erano molto profonde. E quindi, a partire, ci sono sostanzialmente tre film in cui c'è stata una collaborazione diretta e diversa, che tutti sanno, dal salto, da Diavolo in corpo, La condanna e Il sogno della farfalla. Diversa perché? Perché nel primo c'è stata una collaborazione direi quasi improvvisata, e in cui la forma del film è stata in qualche modo conservata, pur in una profonda originalità che riguardava soprattutto il personaggio di Manusca. Per quel che riguarda invece La condanna e Il sogno della farfalla, c'è stato proprio un intervento diretto di sceneggiatura, nel senso che La condanna è stata firmata da entrambi, mentre invece il sogno della farfalla è un soggetto ed una sceneggiatura originale di Massimo Fagioli. Ecco, però è sempre con Massimo Fagioli il rapporto è sempre stato molto non è mai stato ripetitivo, ed è stato sempre chiaro per lui che non gli importava molto, anche se poi lui avrebbe fatto un suo film di fare il regista o di invadere il mio campo, ma lui interessava la sua ricerca, la sua teoria e la sua psicoterapia, ecco, questa era la cosa che più gli importava, e che per lui in questa esperienza, nel nostro rapporto, era qualcosa che era vitale, che non negava mai la sua esperienza. Questo è importante. Poi è chiaro, dopo Il sogno della farfalla, a me è sembrato, ma senza troppi ragionamenti, di seguire una mia strada totalmente autonoma, senza rinnegare assolutamente quell'esperienza, anzi continuandola come diciamo paziente ed amico per molti anni, ma in modo professionalmente totalmente autonomo. Quindi l'esperienza per quel che riguarda Salto nel Vuoto, lì era appunto un film molto personale, molto in cui probabilmente, siccome avevo già incominciato a frequentare l'analisi collettiva, già in qualche modo facevo i conti con tutta una serie di principi e di intuizioni che nascevano lì, ma era comunque una storia familiare le cui origini, le cui radici erano partite da molto prima.